La Norvegia è uno dei paesi più settentrionali del mondo ed il suo inverno freddo e ghiacciato sembra durare in eterno. Il vento del nord soffia in continuazione, coprendo laghi e foreste con una coltre di neve e di ghiaccio. Tanto tempo fa, una donna molto povera viveva con il suo unico figlio nel cuore della foresta norvegese. Era un bravo ragazzo e quando sua madre si ammalò, fece tutto il possibile per aiutarla. Tieni, questa minestra ti aiuterà a guarire. Stai attenta che scotta. Ogni mattina il ragazzo andava al granaio e prendeva una scodella di farina per fare un poco di pane. Vedete, erano così poveri che fino alla primavera l'unica cosa che avevano da mangiare era il pane. In un attimo, il vecchio e rabbioso vento del nord soffiò tutta la farina fuori dalla scodella e la sparse sulla neve. Non c'era più niente da fare, doveva prenderne un'altra. Oh! Oh! Ehi, smettila! Mi sto arrabbiando! Ma era inutile arrabbiarsi. Ormai il vento aveva disperso la preziosa farina ed erano così poveri da non poterne comprare altra. Tutto quello che rimaneva era nel sacco. Non poteva perderne ancora. Era l'ultima scodella rimasta e doveva portarla dal granaio a casa senza rovesciarla. Ehi, vento del nord, ora basta! Dammi la mia farina! Ridammela, hai capito? Ridammela! Va bene, vengo a prendermela! La Norvegia era la terra dei vichinghi ed il sangue degli antichi guerrieri scorreva ancora nelle vene del ragazzo. Senza alcuna paura, si mise in marcia verso la caverna dove viveva il vento del nord. Dopo un lungo cammino, finalmente arrivò alla caverna. Ehi, vieni fuori! Voglio sfidarti! Oh! Chi mi vuole? Il vento, che non smetteva mai di soffiare, si fermò. Ho camminato molto per vederti, vento del nord! Fammi entrare! Voglio entrare! Tanta strada solo per incontrarmi? Proprio così! Detto questo, il piccolo e coraggioso vichingo entrò senza indugio nella caverna e poi... Oh, ciao, ciao! Ah! Era la prima volta che qualcuno veniva a trovarlo ed il vento del nord era felicissimo. Oh, non vuoi sederti un momento? Smettila, non sono venuto per chiacchierare! Ma io volevo solo essere un tuo amico. Allora perché hai soffiato via tutta la nostra farina? Ora non abbiamo niente da mangiare. La vostra farina? Sono venuto fin qui per riaverla indietro, altrimenti non avremo niente da mangiare fino a primavera. Il vento del nord era un vecchio gentiluomo dal cuore sensibile, così quando sentì queste parole... Mi dispiace, non ho neanche un poco di farina, ma ti prego di accettare questa. È una tovaglia magica. Ogni volta che avrai fame, non dovrai fare altro che pensare a ciò che desideri e la tovaglia lo farà apparire. Una tovaglia magica? Oh, grazie! Il piccolo vichingo era molto felice di quel regalo. Voleva tornare presto a casa per mostrare la tovaglia alla mamma. Ma ormai stava scendendo la sera. Così decise di fermarsi per la notte in una locanda vicino alla strada. Se vuoi fermarti qui, devi pagare in anticipo. La proprietaria della locanda era conosciuta come la donna più malvagia ed avara del paese. Oh, dormirà nel magazzino e niente cena.
Il piccolo vichingo aveva camminato tutto il giorno, così appena si trovò nella sua stanza decise di provare la tovaglia magica. Tovaglia, tovaglietta, prepara ad un vichingo una bella cenetta! Wow! Al ragazzo sembrava di sognare, non aveva mai visto tante cose buone in vita sua. Oh no, la vecchia cattiva aveva visto tutto. Più tardi, quella stessa notte... La padrona della locanda prese la tovaglia magica e la sostituì con un'altra. Che donna senza scrupoli! Il giorno dopo, il piccolo vichingo corse a più non posso per far vedere alla mamma il regalo del vento del nord. Tovaglia, tovaglietta, prepara ad un vichingo una bella cenetta! Cosa? Ma che succede? Dai, forza, solo un pochino, ti prego! Ma naturalmente non successe niente. Il ragazzo era sempre più arrabbiato, quindi si rimise di nuovo in cammino per incontrare il vento del nord. Che strano! Mi sembra impossibile! Vabbè, ti farò un altro regalo. Prendi questa pecora, è magica! Quando avrai bisogno di soldi, non dovrai fare altro che chiederli a lei. Si era fatto tardi, così il piccolo vichingo si fermò di nuovo alla locanda. Devi pagare in anticipo. Va bene, solo un momento. Pecora, pecorella, dammi un po' di soldi, bella. È sufficiente? Sapete cosa fece la vecchia cattiva quella notte? Non è difficile indovinare. Sostituì la pecora magica con una delle sue. La tovaglia e la pecora che mi hai dato hanno funzionato solo una volta. Sei solo un pallone gonfiato. Ma cosa dici? Non è possibile. Non voglio altri regali. Restituiscimi la farina. Non posso, non ce l'ho io la farina. Tutto quello che ti posso dare è... questo bastone magico. Devi solo dirgli... vai, bastone, vai! E lui inizierà a picchiare i tuoi nemici finché non dirai: fermati! Il piccolo vichingo non aveva scelta. Prese il bastone e si avviò verso casa. E un'altra volta il sentiero lo portò alla locanda. Ti fermi qui per la notte? Mi piacerebbe, ma non ho un soldo. A cosa ti serve quel bastone? Scommetto che ha dei poteri magici come la tovaglia e la pecora. Così il ragazzo passò un'altra notte nella locanda. La padrona è gentile con me quando pensa che ho qualcosa di magico. Come mai la vecchia signora era così premurosa con lui? Il ragazzo si ricordò che sia la tovaglia che la pecora avevano perso il potere magico dopo le notti passate alla locanda. Bene, dorme profondamente. Dormi, dormi tranquillo. Il bastone magico sarà mio. Non sto dormendo. Vai, bastone, vai! Oh, aiuto, aiuto. Va bene, ti restituirò la tovaglia alla pecora. Ti prego, fermalo. Lo prometti? Sì, sì, lo prometto, ma ferma questo inferno. Va bene, fermati, bastone. E così il piccolo vichingo ritrovò i suoi regali dai poteri magici. Finalmente il ragazzo e la sua mamma poterono mangiare a volontà
e con il denaro della pecora costruirono una casa calda e confortevole per difendersi dalle furiose tempeste del vento del nord.